E restiamo a San Severo per il nostro TG Green che oggi ci parla di comunità energetiche rinnovabili dove i consumatori diventano anche produttori. Gianni Matera. Intorno al centro diocesano della Caritas di San Severo sta nascendo una nuova CERS, una comunità energetica rinnovabile e sociale. A finanziarla Fondazione Con il Sud, che con il suo primo bando riservato alle CERS sociali, più di 1.300.000 euro la dotazione, ha favorito la nascita nel meridione di 9 nuove comunità, due in Puglia, coinvolgendo più di 500 famiglie. Questo è un classico esempio in cui sostenibilità ambientale, impatto economico si muovono insieme per dare la possibilità alle famiglie più svantaggiate di avere accesso ad un'energia pulita e a un'energia a basso costo, in cui si mette insieme sia il tema del risparmio energetico sia quello dell'educazione ambientale. A realizzare l'impianto una startup con radici nel territorio. Verrà installato un impianto di circa 30 kW di picco che metterà a disposizione l'energia prodotta in parte per le mense della Caritas e un'altra parte sarà condivisa in rete per gli utenti che faranno parte di questa comunità energetica. Nella struttura non sono attivi solo gli uffici della Caritas, ma anche le attività di accoglienza come la mensa, il centro di ascolto, il dormitorio e le docce, il magazzino del vestiario e degli alimenti da distribuire. L'impianto consentirà di risparmiare ogni anno più di 4.000 euro, con 6-7 anni per il rientro dell'investimento e una vita stimata dei pannelli di 25-30 anni. Non è solo questione di risparmio. Il mondo cattolico guarda alle energie rinnovabili e al tema della cura del creato casa comune, richiamato nell'enciclica Laudato Si di Papa Bergoglio. Questa nostra casa si sta rovinando e ciò danneggia tutti, specialmente i più poveri. Vogliamo dare una risposta alle famiglie in povertà energetica, che sono tante anche nel nostro territorio, come evidenziato dall'ultimo rapporto di Caritas Italiana, dove c'è un particolare focus sulle famiglie in povertà energetica, sono 2.200.000 nel nostro paese e le previsioni danno un incremento del 12%. Un'altra grande sfida è quella appunto di cercare di poter occupare tutto quello che è l'energia disponibile. Noi di Avergy facciamo questo grazie alla nostra soluzione in cui cerchiamo quindi di andare a massimizzare quelli che sono i consumi nelle fasce dove è massimizzata la produttività energetica. Nello specifico non bisognerà più concentrarsi nelle fasce notturne, dove noi oggi siamo abituati a concentrare i consumi a causa del ridotto costo, ma a spostarlo nelle fasce centrali del giorno, dove appunto ci sarà maggiore disponibilità e sfruttare appieno l'opportunità e la convenienza di entrare a far parte di una comunità energetica. Il 2024 dovrebbe vedere una rivoluzione nel settore dell'energia con la fine del mercato tutelato e le nuove norme per le CER, comunità di prosumer, non più solo consumatori ma anche produttori, e il GSE ha pronto un pacchetto di supporto a questa transizione. Per ogni kilowattora di energia prodotta e condivisa dai partecipanti, la comunità riceve dal GSE una tariffa premio incentivante. Inoltre, quelle comunità che si sviluppano nei comuni sotto i 5.000 abitanti possono anche chiedere al GSE un contributo in conto capitale per la copertura fino al 40% del costo degli impianti. Le richieste si presenteranno sul sito del GSE, dove è già disponibile una mappa interattiva d'Italia con i dati necessari ai progettisti.